Buonasera a tutti, conferenza post-gara di Taranto-Catania 1-0, c'è mister Ezio Capuano per iniziare, a vostra disposizione. Grazie a tutti. Buonasera mister, allora il Taranto batte la squadra, più forte del campionato, lo possiamo dire dal punto di vista tecnico, per il valore dei giocatori, lo fa affrontando con coraggio questa partita, rimanendo sempre con i tre attaccanti per tutta la partita, partendo a 1015 minuti veramente di grande intensità, trovando il gol, poteva raddoppiare, poi io dico una giusta sofferenza, diciamo, nel secondo tempo. Grazie, se puoi darci l'analisi tecnico-tattica della partita, grazie. Buonasera, l'avevamo preparata così, dovevamo spaccare il Catania con i quattro davanti e quindi tenerli sul primo campo loro e aggredire quella che è la nostra caratteristica. L'abbiamo fatto bene, potevamo fare più di un gol, abbiamo sbagliato due volte l'ultimo passaggio dove potevamo fare il 2-0. Abbiamo preso un incrocio di pali su palla da fermo, mi sembra che il Catania non ha avuto nessuna occasione, se non sul finale quella palla che è andata fuori. E quindi questo è il merito dei ragazzi, di un grande gruppo dove si riconosce i propri limiti, attraverso il riconoscimento dei propri limiti si enfatizza delle caratteristiche che sono fondamentali per giocare a calcio, soprattutto in queste categorie. Penso che questi ragazzi non ci sono più aggettivi per poterli definire. Quindi io sono contento, la partita l'avevamo preparata in questo modo, non mi sembra che c'è stata un'alta sofferenza, abbiamo sempre gestito, avevamo delle assenze importanti, poi è venuto meno Calvano perché è sfinito, non respirava più, è venuto meno Matera, però vedere giocatori sudare la maglia, aggredire e andare proprio al limite dello strapazzo penso che non si vedano. Questo è stato sempre un mio convincimento da quando faccio l'allenatore ed è stato anche una mia promessa quando l'anno scorso ho avuto il piacere e l'onore di guidare il Taranto. Sono molto contento per la vittoria che dà un valore illimitato al nostro campionato, ma soprattutto per la valenza di questa partita, il giusto merito a tanta gente che ci ama. Io non vorrei, c'è qualcuno che mi ha anche risposto, ok? E parlo del vice sindaco. Voglio dire, signor vice sindaco, io le leggi calcistiche, siccome faccio calcio, le conosco bene. Allora, mi lasci dire, il campo di Brindisi al momento non è omologato, che poi faranno i lavori, io me lo auguro. Però le dico una cosa, questi 4.000 persone, dove li portiamo con 500? Poi lei non mi risponde a me, io do il sangue per il Taranto. Voi che avete fatto per il Taranto? Voi, ve lo dico con un grande senso di responsabilità, voi vi dovete solo vergognare per come ci avete trattato, per come ci continuate a trattare e per i risultati che state facendo. Ma lei mi risponda a me, ma non ha nemmeno la sfacciataggine di rispondere ad uno che si sveglia la mattina e va a dormire con il Taranto attaccato sulla propria pelle. Andiamo avanti. Quindi ci vuole anche coraggio, il limite proprio della non dignità. Buonasera mister, Francesco Leggeri, Box Tarentum. Bene, io applico una cornice a questa vittoria. Le dico che lei, l'assenza di Canutene ha fatto una risorsa, perché qui abbiamo De Marchi, è riuscito a far sediare anche lui finalmente. Io non riesco, sono bravi loro. No. Devo dire che la sua bravura sta nell'averli sistemati come si deve in attacco. Abbiamo sistemato la partita subito, quindi il Taranto in questo momento può guardare alla classifica dall'alto, è secondo almeno fino a domani alle 14, ed è una grande soddisfazione per i tifosi che le ama tanto. Ma è una soddisfazione per noi tutti, noi non ci poniamo limiti, cerchiamo di fare quanti più punti è possibile per goderci, non l'ho mai detto, questo miracolo calcistico, frutto di grande sofferenza, di applicazione, di sacrifici illimitati, dove stasera c'è l'apoteosi perché abbiamo battuto il Catania che è venuto a giocare con la miglior formazione possibile, quindi aumenta ancora i nostri meriti. È una partita storica che noi ci tenevamo tanto di regalare questa gioia ai tifosi, lo abbiamo fatto, siamo fieri e orgogliosi. Poi dove possiamo arrivare non lo so. Io dico che nella vita bisogna guardare sempre il presente, questa vittoria è andata già nel dimenticatoio, adesso abbiamo un'altra partita difficilissima a Torre del Greco. Ho detto sempre che noi non ci poniamo limiti, che il nostro obiettivo era la salvezza, che dissi pendendomene subito il fatto dei playoff, se arriviamo nei playoff per noi è un risultato storico perché manca Taranto da 14 anni, però ci sarà ancora da lottare, da combattere, il cammino è ancora molto lungo e tortuoso.
Mister, buonasera, Maurizio Calotutto, C.com. Mister, in settimana mi sono permesso di scrivere che questo Taranto ricorda un po' uno slogan pubblicitario, la certezza di piacere. L'ho letta. Nel senso, io vi leggo. Nel senso che si ha quasi la certezza di una squadra che gioca con, soprattutto con col divertimento di giocare a calcio e soprattutto con una identità che ormai è, credo, ramificata dentro di voi e che si percepisce anche all'esterno. E la sensazione è che chiunque giochi con il Taranto abbia qualche piccolo timore. Lei è soddisfatto quantomeno di essere arrivato a questo obiettivo, di far capire alle altre: noi giochiamo contro di voi, ma voi ci dovete temere. Ma temere non lo so, noi non si ha paura di nessuno, lo abbiamo dimostrato anche a Crotone, perché a Crotone non si è vinto, è inutile farmi dire come non abbiamo vinto a Crotone. Noi nelle ultime 14-15 mi sembra che non abbiamo perso solo a Messina, e quella volta non c'ero io, voglio dire, in panchina. Quindi quando fai tanti risultati non è frutto estemporaneo, c'è un lavoro. Noi si va al campo cercando di migliorare una qualità, non allenando. Guardi che questo è un concetto fondamentale. Noi non ci si allena, noi si cerca di migliorare una qualità singola per migliorare la qualità di squadra in ogni allenamento, lavorando con ritmi di intensità altissima, altrimenti queste partite non le puoi fare, non le puoi reggere. Perché poi è vero dire vogliamo spaccare la squadra avversaria, vogliamo andare a giocare sul primo campo, vogliamo andare in pressione, però se non l'alleni ma non hai consistenza non lo puoi fare. Ci godiamo questo momento. E ormai io sono contento per i ragazzi, perché poi quando li vedi soffrire durante gli allenamenti e poi c'è l'apoteosi come una partita del genere, è il giusto riconoscimento. È normale che siano contenti anche per noi, per quello che abbiamo fatto, perché siamo partiti tra lo scetticismo generale e siamo andati avanti senza curar nessuno, sapendo le difficoltà. Perché se adesso lei mi chiede più contento adesso o la partita della Casertana? La partita della Casertana io non la dimentico, perché la sofferenza è quello che ti rimane dentro, la gioia è già finita. Cosa voglio dire? Che comunque nella vita e nel calcio non esiste una riconoscenza. Mister, buonasera, Vito Di Noi. Sei particolarmente apprezzato tra le dei lavori anche per una qualità che non tutti gli allenatori hanno: la conoscenza estrema dei calciatori, tutti i gironi della Serie C. Io ti chiedo, rispetto a questo, i miracoli Lecco, Feralpi, Salò sono qualcosa? No, Feralpi di... Salò non è un miracolo, eh. Lecco, però, sì, Feralpi spende... Però era in un girone con squadre... ma i Feralpi spende... Sì, è una città bellissima dove producono l'acciaio, dove la proprietà è una delle più ricche forse d'Italia. Se mi parli del Lecco, sì, Feralpi, voglio dire... Comunque. Però, ecco, rispetto... magari a quei miracoli o comunque a quelle sorprese, no, ritieni no. Che il Taranto possa a breve poter essere anche lui una sorpresa? Ma no, guarda, la classifica non mente mai, rispondo con grande schiettezza. Se mancano 10 giornate alla fine e non ci hanno fatto giocare delle partite in casa, non avevamo i campi, vi ricordate, e tutto quello che abbiamo passato con gente che adesso ha anche il coraggio di rispondere a me, che vado a dormire con lo stemma del Taranto cucito sul cuore, ci vuole anche una faccia tosta da vergogna. Io leggo: i tifosi stiano tranquilli, ma i tifosi a te non ti cacano nemmeno. Ma che cazzo sta a dire? Ma che cazzo state dicendo? E quindi cosa voglio dire? Per tutto quello che si è fatto, senza campo, senza nulla, a me mi volevano cacciare fuori dallo Jacobone B, non ci si voleva nemmeno allenare. Per tutto quello che abbiamo fatto, penso che a questo momento, a 10 giornate dalla fine, i numeri non mentono. Quindi questa squadra ha strameritato quello che ha in questo momento, e speriamo di andare avanti, non ponendoci limiti, come ho sempre detto. Salve mister, rapidamente, normale che le debba chiedere le scelte anche più o meno obbligate per l'assenza di Canutè nel tridente. No, io ho fatto scelte obbligate, ho fatto scelte razionali dottoressa. Sì. E l'opinione su quella che è stata l'offerta dei ragazzi? Hanno fatto tutti benissimo, chi ha giocato dall'inizio e chi è subentrato. Io dico ai miei ragazzi: chi gioca dall'inizio può far male, chi subentra e fa male non si ammorti. La nostra forza è questa. Noi si fa sempre 5 sostituzioni ogni partita, vuol dire che è un gruppo vero, dove ognuno lotta per il compagno, e
La formazione mia non è mai fatto frutto di improvvisazione, sempre meditata in base alla partita che vuoi andare a fare, in base a quelle che sono le caratteristiche dell'avversario. Noi siamo un gruppo vero, dove tutti lottano per un solo obiettivo, che è la maglia del Taranto. Mister, un'ultima riflessione che è statistica. Gianni Sebastiano, io ho da andare via, devo andare alla mia Pesco Pagano, che mi aspettano a ritirare un premio importante. Congratulazioni. Il Taranto è la squadra che ha fatto più punti di tutti in casa, 33. Il Taranto ha fatto anche benissimo fuori casa. Vai. Ecco, la tua valutazione su questo, cioè il Fortino Iacovone, no? Ma noi si è perso solo con la Juve Stabia perché Pietro sbagliò il rigore e non si meritava. Noi abbiamo fallito una partita con la Casertana, con grande onestà. Col Benevento si meritava di vincere. Noi siamo una squadra, lo ripeto, che riconosce i propri limiti e si aggrappa alla conoscenza dei propri limiti per raggiungere altre situazioni. Quindi complimenti ai miei giocatori, io probabilmente ho il merito di aver costruito questa squadra. Bene, ma Cianci è mio figlio, io gli voglio bene come pochi. Allora, il calcio è una cosa, l'uomo è un'altra. Cianci è una delle persone che io nel calcio voglio più bene a tutti. Adesso mi fai questa domanda per Romano, ma sono due cose diametralmente opposte. Romano non l'ho salutato perché non avrà mai il piacere di stringere la mano a me perché è scappato. Cianci ha chiesto e io a Cianci gli voglio bene e gli auguro i successi più notevoli nella vita e nel calcio. Bene, liberiamo il mister. Prima di ascoltare De Marchi c'è Telio del Catania.